premio Donna Inna è diviso in tre momenti. A maggio, per la festa della mamma, faremo l'altra edizione, cercheremo di recuperare questi due anni di stop per poi fare il gran finale in estate con Prix Television in diretta televisiva. Adesso io chiamo la presidente di Agora per portare i suoi saluti, Carmen Di Tommaso. Buonasera a tutti, sono Carmen Di Tommasi, per chi non mi conosce, presidente di Agora Supermundi, e con il direttivo formato da Lucia Caccamo, Concetta Cavallo, Carmela Scarso, Maria Teresa Paolino e Rosa Cusenza. Vi diamo il nostro benvenuto a tutti voi che sostenete oggi questo momento di tributo alle donne. Scusate. Sono un applauso e un'emozione. Supermundi fa parte delle strutture templari, così come il caffè letterario federiciano, i club service, e oggi presenteremo il direttivo del club service Amenom Mundi di Frigindini, la protezione civile sia legione Nassiria che templare federiciana, il corpo ospedaliero e il corpo sanitario, il codice rosso, i comitati civici per la lotta alle cause del tumore e il comitato per il sostegno ai genitori che hanno perso dei figli o vittime della strada per altri drammi. Tutte le attività sono 34, fanno parte del sovrano ordine templare presente in tutto il mondo. Questa struttura, parlo di Agora Supermundi, è operata tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 22 fino al venerdì e il sabato e la domenica fino alle 24. I soci hanno tante attività sul posto e attrezzata di tutto per convegni, ricorrenze varie e tantissimi servizi. I nostri soci sono per noi il punto di forza e quindi ogni giorno ci organizziamo per dare sempre più servizi alle donne. Alle donne chiedo di non stare in silenzio, qui sarete accolte e difese, e agli uomini ricordo che non c'è fiore più bello di una donna e non c'è anima più bella e preziosa di bambini e anziani indifesi. Oggi per la festa della donna è l'8 marzo, quindi in automatico la donna non deve essere solo oggi, ma tutti i giorni. Vi ringrazio tutti per essere qua e una buona continuazione. Grazie, Carmen.